I test rapidi nelle scuole, ma anche i casi di positività nel Genoa Calcio che scuotono non solo il mondo del calcio italiano e la Serie A. Il ministro della Salute Speranza che dice l'Italia non rischia nuovi lockdown, nuove chiusure come abbiamo vissuto nei mesi più duri dell'emergenza. E poi l'assemblea di Confindustria con le parole del presidente Bonomi serve un patto per l'Italia. E la risposta con la presenza proprio all'assemblea del Premier Conte. Tutto questo sulle prime pagine dei quotidiani e per commentarle con noi questa sera nella nostra rassegna stampa Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, qui in studio con noi. Buonasera, bentornato. Grazie, buonasera dell'invito. E lo vedete in collegamento da Milano Sergio Luciano, direttore di Economy. Buonasera a tutti e grazie. Buonasera direttore, allora questa sera tanta economia nella nostra rassegna stampa, tanta politica economica, ma come di consueto facciamo una prima carrellata sui titoli dei quotidiani, lo ricordiamo, quelli che ci sono arrivati fino a questo momento. Il Mattino di Puglia e Basilicata, in apertura la cronaca, l'omicidio, il duplice omicidio di Lecce. Si può uccidere per invidia della felicità? Si domanda il Mattino di Puglia e Basilicata. Il movente di Antonio De Marco non convince del tutto gli inquirenti che scavano nelle relazioni, i misteri dell'omicidio di Daniele e Eleonora, i fidanzati di Lecce. E poi a centropagina anche la fotonotizia, vediamo il Premier Conte. Gli imprenditori chiedono al governo azioni concrete e poi forza. Conte, coraggio, Confindustria chiede un patto al Presidente del Consiglio per rilanciare l'Italia, il Premier raccoglie la sfida e riparte con la recovery da affidare a 6 commissari mentre trova la quadra sulla nota di aggiornamento al DEF per la manovra di bilancio da 30 miliardi. Insomma, Bonomi chiede anche a Conte in sostanza una visione, dice basta questi sussidi e Conte risponde con un coordinamento per la gestione del recovery. Al netto di questa legge annunciata, direttore, è tutto un po' già sentito? Il dramma è che abbiamo sentito troppe voci, abbiamo avuto una prima rassegna di 550 miliardi di valore teorico dei progetti che i ministeri avevano nei cassetti e quindi siamo a zero. Il dramma è che tante risorse da distribuire, pari a almeno 5-6 volte una finanziaria normale, sono una calamita di interessi e purtroppo la speranza che la politica riesca a manifestare una responsabilità tale da orientare l'azione del governo verso le priorità vere è, come dire, una speranza ottimista che dobbiamo coltivare, però non è supportata né dall'esperienza né dalla razionalità. In questo momento il Premier è sicuramente una cerniera di interessi, è un signore che ha dimostrato di sapersi muovere con molta abilità e bisogna sperare che questa sua determinazione a restare lì e a rendere possibili azioni di governo metta d'accordo gli opposti inconciliabili, cioè il PD e i 5 Stelle, che sono praticamente in lite su tutto, oltre a tutti gli altri interessi rappresentati al suo tavolo dalle regioni, dalle forze sociali, dalla stessa Confindustria. Mettere d'accordo di fronte a un'opportunità economica senza precedenti, pari sicuramente alla crisi, ma per molti versi più che abbondante, più che sufficiente per ripartire, beh, è un'impresa titanica. Io credo che non ci siamo ancora mossi. Alcune premesse le vediamo perché sicuramente qualche linea guida interessante è stata tracciata, ma solo quelle. Quindi è una vera scommessa. Oggi, a fine settembre, l'Italia in effetti non ha ancora cominciato il cammino di avvicinamento verso un programma serio per farsi dare i soldi all'Europa. Nel frattempo l'Europa è nelle difficoltà che sappiamo. Speriamo poi che la seconda ondata non includerisca su nessuno, perché se noi saremo come siamo stati, e io penso che saremo bravi, e quindi ridurremo i danni, altri paesi ne subiranno di gravi, nulla vieterebbe nel rifare i conti finali all'Europa di spostare le proporzioni degli aiuti. Insomma, hanno fatto pace il governo e Sì. Confindustria? Negli ultimi minuti della partita hanno fatto pace, perché da quando è stato eletto e indicato il presidente Bonomi si era fatto notare per un'anno eccessiva asperità nei confronti del governo, che effettivamente può essere criticato e criticabile, ma non abbiamo controprove che un altro esecutivo durante il lockdown avrebbe fatto meglio. E questa è una notizia positiva per tutto il paese perché sicuramente sia gli imprenditori che il governo
devono remare come i lavoratori dalla stessa parte, perché a noi serve un ponte ideale per arrivare sani e salvi, a noi italiani, a noi paese, sani e salvi al 2021, quando potremo forse utilizzare le fatidiche risorse europee, 209 miliardi di euro. Quindi se la nave Italia, se la nave Italia non remano tutti dalla stessa parte, questa nave non va da nessuna parte.